Pace del Signore, amici, fratelli e sorelle, voglio condividervi una mia meditazione dal Salmo 54, a cui ho messo come titolo «Se consultiamo il Signore, non ignoreremo le macchinazioni di Satana». Amen. Per il capo dei musici, per strumenti a corda, canto di Davide quando gli Zifei vennero a dire a Saul: Davide non si tiene egli nascosto fra noi? O Dio, salvami per il tuo nome e fammi giustizia per la tua potenza. O Dio, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio alle parole della mia bocca, poiché degli stranieri si sono levati contro a me, e dei violenti cercano l'anima mia. Essi non tengono il Dio presente innanzi a loro. Ecco, il Dio è colui che mi aiuta, il Signore è fra quelli che sostengono l'anima mia. Egli farà ricadere il male sopra i miei nemici, nella tua fedeltà distruggi. Con animo volenteroso io ti offrirò sacrifici, celebrerò il tuo nome, o Eterno, perché esso è buono, perché mi hai liberato da ogni distretta e l'occhio mio ha visto sui miei nemici quel che desideravo. Amen. Gloria a Dio. Questo piccolo salmo è una preghiera che Davide fa contro la gente del luogo dove egli si era rifugiato per sfuggire a Saul, che lo perseguitava e lo voleva uccidere. Questa gente, i Zifei, che abitavano nei dintorni della foresta di Zif, andarono da Saul a fare la spia, è vero, a riferirgli che Davide si trovava nelle loro vicinanze e che loro, essendo dalla sua parte, poteva venire, perché lo avrebbero consegnato nelle sue mani. Gloria a Dio. Ma Davide, vediamo che consultava sempre il Signore, venne a saperlo, perché il Signore glielo rivelò, e sfuggì così dalle loro mani. Gloria a Dio. Ed egli quindi invoca ancora una volta il Signore perché faccia giudizio contro i suoi nemici, che erano pure stranieri e senza la fede in Dio, quindi degli infedeli. Vediamo che Davide adesso è fiducioso che, come tutte le altre volte, Dio ancora una volta lo libererà e allora gli offrirà sacrifici e lo celebrerà per la sua bontà. Gloria a Dio. Cosa ci insegna questo piccolo salmo? Ci insegna, è vero, che in ogni occasione, in ogni decisione che dobbiamo prendere, è importante, prima di ogni altra cosa, è vero, che consultiamo il Signore, come faceva Davide, perché il Signore, egli solo, sa ogni cosa ed è può cambiare tutte le situazioni in nostro favore, secondo la sua volontà. Gloria a Dio. Questo significa dimorare, è vero, nella presenza del Signore. Gloria a Dio. In questo modo, è vero, come dice l'Apostolo Paolo, non saremo soverchiati da Satana, poiché non ignoreremo le sue macchinazioni. Amen. Che il Signore ci benedica.